Oggi l'OP di Trapani e Isolegadi ci ha portato delle bellissime ope, boghe. Ricordiamo sempre che la pesca di questo gruppo di pescatori è fatta nel rispetto assoluto del mare e della riserva dove loro pescano. Abbiamo deciso di andare su dei piatti un po' diversi, proprio per dire, guarda, un pesce povero può dare anche delle sensazioni al gusto e anche alla vista particolari. E abbiamo deciso di fare un piatto gourmet. Paolo, che piatto prepari oggi? Ciao Giuseppe, io preparo dei tortelli ripieni di farcia di boga, un po' di ricotta, un po' di mascarpone, della buona mollica di tumminia, una salsa particolarmente fresca e saporita, una vellutata di finocchi, quindi del finocchio, che adesso immediatamente, anche per una questione di tempistica, andrò a bollire con un po' di latte intero fresco e poi aggiungerò un po' di crema di latte. Quindi andrò direttamente a sbollentare il mio finocchio privato da un po' della superficie, quindi per togliere quello che è la parte fibrosa, quindi prettamente la parte interna del finocchio. Aggiungerò un po' di crema di latte, per come vi dicevo poc'anzi. Giuseppe, se tu puoi, il tuo pizzico di sale messo così alla chef esperta, no? Nostro sale delle saline di Trapani. Di Trapani, perfetto. Poi, una cosa che mi sono portato avanti, quindi ho fatto quindi la pasta fresca, mi sono steso poco fa una foglia di pasta fresca che adesso andrò a lavorare, quindi andrò a prendere la mia pasta che stenderò il nostro anellino, andrò a creare i nostri cerchi. Benissimo. Poi il nostro sac à poche, dove andremo a inserire la nostra farcia di boghe, no? Mascarpone, ricotta, quindi per le massaie, per i non esperti, per coloro che amano la cucina, potete tranquillamente anche un po' d'uovo battuto metterlo nei dischi, che vi agevolerà nella chiusura del tortello. Al centro mettete un po' di farcia, proprio il giusto che serve per una porzione di tortelli. Ok, andate a togliere la parte. Perfetto. Quindi molto facile, prendo il dischetto, lo faccio come se fosse un ventaglio o comunque una mezzaluna, prendo le estremità laterali, li chiudo su se stesse, ok? E quindi ne ho contate per una porzione normalmente di ristorazione 6 tortelli. I nostri finocchi vanno, che è una bellezza, quindi la salsa tra poco è pure pronta. Poi, quindi abbiamo detto il nostro crumble con la semola per fare il couscous, i pinoli, abbiamo messo del buon pecorino canestrato all'interno. Chi non vuole, per problemi di eventualmente intolleranze o patologie varie, non vuole utilizzare il burro, può mettere l'olio extravergine d'oliva. In questo caso il crumble è come se fosse quasi una pasta frolla sbriciolata. Mettiamo un po' di burro fresco centrifugato, il nostro pane lo andiamo a inserire nel nostro composto che abbiamo fatto precedentemente, gli diamo una bella mescolata e questo sarà ovviamente il classico formaggio dei poveri, che andrà a dare la parte croccante alla nostra pasta. Perfetto. Vado? Prego. Andiamo a calare la pasta. Tu andrai a mettere cortesemente sempre quel tuo tocco di sale che fino adesso non hai sbagliato. Perfetto.
andremo eventualmente, perché il finocchio giustamente ha qualche parte fibrosa. Vuoi dare qualche colpettino così? Così andremo ad ottenere una salsa vellutata, liscia, buona, profumata, proprio sa di sambuca, sa di freschezza, no? Il finocchio ti porta addirittura, i nostri nonni lo utilizzavano dopo pasto per una questione di digestione, no? Stavolta abbiamo cambiato, abbiamo dato un nuovo colore al piatto. Ovviamente la nostra salsa è una salsa che deve essere leggermente legata, anche per una questione di tempistica. Metteremo un nostro amido di mais cerato, che si può utilizzare sia a caldo che a freddo. Io la tolgo. Sì, assolutamente sì. Ok, grazie Giuseppe, la vellutata è pronta, quindi vado all'impiattamento. La salsa deve essere, diciamo, della giusta misura o comunque quantità che possa bastare per i tortelli, quindi posizioneremo nell'estremità i nostri tortelli. Quindi faremo un piatto che sia semplice, a portata di casalinghe, va bene? Quindi questo via. Poi andremo a mettere qualche cimetta di broccoletto. Che l'abbiamo precedentemente sbollentato e fermato di cottura mettendo acqua e ghiaccio. Poi fave. Immagino gli dà una freschezza questa fava verde appena raccolta. Sono, io li chiamo smeraldini incastonati. E effettivamente, guarda che sono belli. Il piatto parla senza che non ho fatto nulla di strano. Qualche pomodorino laccato che proprio è di un rosso, come si vuol dire, senza fare pubblicità alla Ferrari, ma è veramente un piatto che mi piace accostare questi colori belli che dalla primavera passano all'estate. Poi, che cosa abbiamo detto? Croccantezza. Croccantezza. E quindi croccantezza passeremo al nostro crumble. Proprio, deve essere proprio leggera, così senza una vera e propria senza eccedere, ok? Allora, volendo questo piatto, quindi questo primo piatto ha un food cost, quindi per capirlo un po' tutti, un costo pasto che va da 1,80 a 1,90, ma nemmeno ci va. Siamo lì comunque. E arrivando a questo punto, buon pescato siciliano e buon appetito. Buon inizio, Giuseppe. E buon appetito. Buon appetito.